L'associazione Pro Santo Pietro ha alzato l'attenzione attraverso un incontro pubblico che si è tenuto sabato 7 marzo presso Palazzo di Città su un argomento che vede l'opinione pubblica spaccata a metà: REMS sì o REMS no. Non è la prima volta che si parla del futuro del Bosco di Santo Pietro, riserva naturale orientata, distante circa 20 km da Caltagirone. Il borgo per anni è stato conosciuto per il polo d'eccellenza di terapia riabilitativa. E oggi potrebbe diventare sede per le nuove strutture REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Con la chiusura disposta dalla legge numero 81 del 30 maggio 2014 degli OPG, ospedale psichiatrico giudiziario, ormai alle porte e precisamente il 31 marzo entreranno in funzione le REMS, centri in cui la gestione passerà dallo Stato alla Regione. In Italia gli OPG sono sei, ovvero Castiglione delle Stiviere, che ospita anche le donne, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto. Non tutte le strutture però saranno pronte per il 31 marzo, ma questo non impedirà, secondo quanto dichiarato dal Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin, la chiusura degli OPG. Chi non ha rispettato i tempi, ha dichiarato il Ministro, si assumerà le proprie responsabilità. Si potrà arrivare al commissariamento. Non sarà facile questo passaggio. Le REMS prevedono un massimo di 20 posti letto, presenza di medici e di personale sanitario a seconda dell'intensità e della necessità assistenziali e presidi di sicurezza e vigilanza unicamente nel perimetro degli edifici. L'obiettivo è trasformare in ospedali, insomma, quelli che oggi sono veri e propri carceri. Anche se c'è chi è pronto a giurare che poco cambierà, sia che permangono le vecchie strutture, sia che vengono istituite quelle nuove. Ma tornando all'ex ospedale di Santo Pietro, da Barcellona a Pozzo di Gotto dovrebbero già a fine mese essere trasferiti i primi 20 utenti. L'idea spaventa non pochi i residenti del borgo, perché a loro dire snaturerebbe la vocazione turistica naturalistica del bosco. Io sono contrario alla costruzione di questa REMS. Sono contrario perché la paura percepita è molto superiore alla paura reale. Quel poco di lavoro quel poco di turismo, mordi e fuggi, che c'è a Santo Pietro potrebbe essere allontanato da questa paura percepita, non dalla paura reale, che però fa più danni del vero problema della sicurezza. Possa invece, come ripeto, portare sfiducia nelle persone che dovrebbero venire a trascorrere, la domenica a Santo Pietro. Questo è il vero problema reale. Fabrizio Alparone, presidente dell'associazione Pro Santo Pietro, ritiene inoltre che tra le due cose ci sia completa incompatibilità. Il problema Santo Pietro c'è, il problema Santo Pietro esiste, il problema di trasferire i detenuti dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto a Santo Pietro c'è, e il territorio lo sta manifestando. È importante fare l'integrazione di queste persone, devono avviare un percorso di recupero. E ci sono quelli che in qualche modo sostengono che la patologia psichiatrica potrebbe essere una risorsa per lo sviluppo di Santo Pietro e per il territorio di Caltagirone. Altri psichiatri invece oggi hanno detto l'esatto contrario, che anzi probabilmente proprio questa struttura aperta a Santo Pietro potrebbe ledere il percorso di recupero delle persone affette da questo tipo di patologia. L'apertura di una REMS rappresenterebbe un'occasione importante per il territorio, prima di tutto nuovi posti di lavoro. A dichiararlo è Giuseppe Fichera, direttore Dipartimento di Salute Mentale Catania. Territorio abbiamo già ben due comunità che ospitano soggetti che provengono dall'ospedale psichiatrico. Quindi questo va andare a realizzare e ratificare un processo di cura già validato e verificato. Io ritengo che la presenza di più persone, di più uomini, di più, diciamo, intenzioni in un ambito qual è quello del Santo Pietro può verificare anche la stessa struttura che diventa un bosco animato e non un bosco deserto. Tranne che se si vuole fare polemica, giustamente si vuole abbandonare questa realtà che ha tante possibilità, perché noi pensiamo e parliamo anche di percorsi di benessere, cioè di aprire la struttura a una medicina di comunità che accolga tutti gli interessi che riportano a un percorso di benessere. Si aprirebbe tutto un indotto di medicina di comunità che in quel luogo, che
peraltro sarebbe vandalizzato ove non si utilizzasse, potrebbe trovare una nuova dimensione. Pareri contrastanti dunque si rincorrono. Prudente invece è la posizione del professore Antonino Virzì, specialista in psichiatria, psicologia e neurologia, che pur non dichiarandosi contrario, ritiene che le nuove strutture presentino gravi carenze. Le strutture che vengono proposte come alternative all'OPG certamente fanno fare un passo avanti rispetto a quello che poteva essere la struttura soprattutto del personale dell'OPG, ma viste complessivamente continuano a presentare delle grosse carenze, richiede un funzionamento anche delle strutture che si trovano, che sono attorno alle REMS. Voglio dire, se noi inseriamo questa struttura così com'è in un tessuto sanitario e psichiatrico che negli ultimi anni per le carenze di personale, per i pensionamenti si è depauperato, il funzionamento della struttura rischia di essere fortemente penalizzato perché non è una struttura staccata. Come abbiamo potuto sentire anche oggi, è una struttura dove per esempio le terapie non possono essere praticate contro la volontà dei pazienti. Cosa che è presa in considerazione nella nostra legislazione, quindi quando questo si verifica e in quelle condizioni si verificherà più spesso, bisognerà fare ricorso ai reparti della zona che avranno un certo tipo di carico, se questi sono in grado di affrontarlo bene, se non sono in grado di affrontarlo il problema diventa più grande.